della Coppa Italia, lo confesso. In tempi recenti si sono sprecati gli accostamenti tra giocatori e grandi pittori e così Pinturicchio e Raffaello si sono trovati un pallone tra i piedi loro malgrado. E certo vedendo un gol come questo si può pensare a una tela di grande pregio, ma Ivan Zamorano più che a un pittore fa pensare a un guerriero e lo è visto che ha combattuto per tutto l'anno contro incidenti e sfortuna. Io sono preparato per tutto, no? E la vita mi ha fatto imparare che nel calcio si deve lottare, no? Si deve sacrificare, no? Allora niente, io ogni volta che capita che sono infortunato lavoro, niente più, il calcio non è altra cosa. E lui, l'uomo del giorno dopo, è lui quello che ha sbloccato il risultato per l'Inter, che dopo il 18° minuto del secondo tempo è riuscito a schiacciare il Napoli, che fino ad allora aveva mostrato una grande grinta. L'espressione di Montefusco, con quel sorriso amaro, è simbolo di un Napoli che è arrivato troppo tardi in un campionato che non perdona neanche chi sta al vertice. Ma i 37 punti che ora dividono il Napoli dall'Inter nel primo tempo sembravano quasi annullati. C'era frenesia da parte dell'Inter che, come sempre, doveva rispondere in campo alle vicende altalenanti che hanno accompagnato la stagione nerazzurra e che più che all'avversario di turno doveva pensare a se stessa e ai suoi equilibri. Insomma, un corri-corri generale che ha portato l'Inter davanti alla porta con conclusioni sterili. Come sempre c'erano gli osservati speciali come Canu e Ronaldo e i due si sono dati da fare, ma alla fine le conclusioni pericolose sono arrivate dal Napoli, che era messo bene in campo e ha impegnato Pagliuca in tre occasioni, con Ayala, con Turrini e poi con Stojak, che si è inventato una rovesciata molto insidiosa che poteva aumentare a dismisura il nervosismo dell'Inter, che dal primo tempo è uscita reclamando per un rigore non concesso per una trattenuta ai danni di Galante. Ma le partite si vincono azzeccando anche la mossa giusta e Simoni l'ha fatta con Zamorano al posto di Canu. Metti un leccese veloce come Moriero e un cileno con tutta la voglia del mondo di fare gol ed ecco cosa viene fuori, anche se poi sono le polemiche a farla da padrone. Tuona il dirigente del Napoli Giuliano, Goretti era a terra e si doveva fermare l'azione, risponde Simoni. Goretti non è assolutamente stato colpito in testa da nessuno, se non ha picchiato la testa cadendo in terra. Non c'era fallo, l'azione è ripartita in contropiede e mi meraviglio di chi lo vede 7 volte tranquillamente alla moviola e non si rende conto che il giocatore non è stato assolutamente toccato. Dopo l'1-0 il Napoli è rimasto con 10 uomini per l'espulsione di Ayala, che ha raccolto la seconda ammonizione per proteste, e l'Inter invece ha ritrovato quella tranquillità necessaria per vincere. Per la squadra di Gigi Simoni, piaccia o no, è così. Tocca a un solista dare il là e poi l'orchestra lo segue. Tutto diventa facile, tutti attaccano a suonare il motivo a memoria. E allora puoi cambiare gli elementi, Sousa con Simeone, ma la musica continua e quando Ronaldo improvvisa un 1-2 con Zanetti lo puoi fermare solo se gli salti addosso come fa Baldini. Ma in questo caso è rigore. La scena si chiude con la trasformazione di Ronaldo che porta l'Inter sul 2-0, ma mentre cala il sipario su San Siro e sul Napoli, il pensiero va subito allo Schalke 04, prossimo avversario in Coppa UEFA, proprio quello della finale persa ai rigori dall'Inter lo scorso anno. E allora l'uomo del giorno, Zamorano, ritorna guerriero e promette vendetta. Non lo so, io ho un po' di aire. L'ho detto ieri, no? Abbiamo forse qualcuno sangue nell'occhio, no? Dopo quello che è capitato l'anno scorso, che abbiamo perso la Coppa UEFA, no? Con il Schalke 04. Allora io penso che questa è un'occasione giusta, una bella vendetta con il Schalke 04, di riuscire a passare questa eliminatoria, no? Quanto è diversa quest'Inter che affronta lo Schalke 04 rispetto a quella dell'anno scorso? E abbiamo una cosa in